Bentrovati, Davide il Critico. Oggi partita molto complessa, Bologna-Atalanta, orfani di Arnautovic e di Zirze. Come centravanti probabilmente giocherà Sansone falso 9, quindi avremo anche un inedito. Sarà una partita molto complessa, però finalmente si torna a casa. Pronostico non dei migliori, a noi manca completamente un reparto, quindi con Arnautovic io pensavo potesse essere un 1-1 o un 2-2, senza paura che possa essere un 1-3, però. E finalmente a casa, finalmente a casa. Pronostico 2-1 per noi. Io sono ancora ottimo. Con il numero 3 Stefan Posch. Con il numero 5 Adama Sumauro. Con il numero 26 John Lukumi. Dominghe. Con il numero 7 Riccardo Orsolini. Bologna. Da Bologna. Tu sei forte Bologna. Così bella Bologna. Rosso blu, ale, forza Bologna, ale, forza Bologna, ale. Belli tutti rosa. Grazie. Per dolore di tutto il paese, per Gianluca Vialli, vogliamo ricordare nella prima partita che si gioca al Dall'Aura dopo la sua scomparsa, anche Sinisa Mihajlovic, che a questo stadio e a questo pubblico ha regalato negli ultimi anni. E dopo un momento abbastanza emozionante è iniziata la gara. Bologna-Atalanta. Parte 1-0 per noi, Orsolini. È iniziata abbastanza bene? Sì, direi di sì, dai, lì l'abbiamo fatto. Fuori, questo cantiamo così. Oh, che Bologna, che Bologna! Riprendo il gol. Mai fatto. Calcio d'angolo, riprendo il gol. Vai! Quasi. Ah. Finisce sempre male quando lo dico. È strano perché di solito si prende sempre, ragazzi. I nostri hanno completamente sbagliato tutti i tacchetti. Non ce n'è uno che sta in piedi, da Skorupski a Sansone. Fine primo tempo di un Bologna convincente. Loro sicuramente più nella nostra metà campo, però noi ripartenze pericolose. Gran gol di Orsolini, Dominguez ispira, Likoyannis da sicurezza. Andiamo verso il secondo tempo. Appena iniziato il secondo tempo, subito pareggio, gran tiro da fuori, 1-1. La farfalla. 2-1, però non può fare quello che vuole Bogazzi, bisogna marcarlo. E noi con Sansone davanti non stiamo tenendo più un pallone. E alla lunga l'assenza di un reparto su tre come l'attacco si fa sentire. Sansone, non per colpa sua, ma
Sansone, non per colpa sua, ma chi è colpa? Vabbè, non fa quel ruolo, cioè. Più che altro un reparto difensivo anche bello immobile sul secondo 12 gol. 12 palle, ne ha perse 13. Vabbè, fa un altro ruolo, però qualche palla poteva tenerla. Finisce qui, senza un reparto si fa fatica, ma comunque ci sono dei grossi limiti.